come si chiama prima la vostra casa editrice? Officine Zefiro, editore. E come mai questo nome? Perché è la fabbrica del vento, Zefiro è il nome di un vento, officine ha a che fare con la manualità, con la creazione, noi creiamo idee, siamo nati come casa, come agenzia di comunicazione e specializzata in turismo, abbiamo cominciato a impaginare libri per altri, ci abbiamo preso gusto e siamo diventati noi stessi casa editrice. Come selezionate gli autori? In base alla conoscenza del territorio, noi partiamo da Amalfi, in Costiera Amalfitana, e siamo partiti da Amalfi appunto e promuoviamo il nostro territorio. Gli autori quando ci sottopongono dei testi, delle loro idee, valutiamo in primis quanto conoscono veramente il territorio e quanto possono trasmettere l'idea che noi abbiamo del territorio, cioè lo spirito del posto, perché pensiamo che i nostri lettori siano dei nostri amici e quindi come faresti a un amico, come le cose che gli faresti vedere, le cose, i racconti che gli faresti, vogliamo, lo mettiamo su carta e quindi anche gli autori che lavorano con noi devono ragionare in questo modo. Ci potrebbe parlare di l'ultimo libro, l'ultimo nato? L'ultimo libro che abbiamo prodotto si chiama Siren Land o La Terra delle Sirene, la versione italiana. Noi produciamo, lavorando con prodotti eminentemente turistici, produciamo sempre in italiano, almeno in due lingue, in italiano e in inglese, ma abbiamo anche pubblicazioni in tedesco e in spagnolo. La Terra delle Sirene riassume un po' tutto il nostro bacino di azione, da Salerno, tutti i paesi della Costiera Amalfitana, la penisola sorrentina, Sorrento città e Capri. Ed è il luogo dove nell'immaginario collettivo sono nate le sirene e quindi il libro è immaginato, l'autore ha immaginato di seguire una sirena nei suoi spostamenti lungo la costa e mano a mano che questa si fermava illustrava, conosceva i luoghi e ne parlava praticamente. Avrebbe qualcos'altro da aggiungere oltre a questo magari? Leggete i nostri libri, se amate la costiera, leggeteli, ma soprattutto se avete idee, se avete consigli, noi siamo sempre aperti a migliorare i nostri prodotti e a fare cose nuove. Grazie. E se qualcuno volesse contattarvi, non so, un sito internet, qualcosa? Abbiamo un nostro sito internet, officinezefiro.com, dal quale in realtà è il nostro sito madre, perché in realtà noi promuoviamo anche un prodotto che si chiama Gira Costiera, che un po' da qualche anno è diventato il punto di riferimento per l'area costiera amalfitana, per gli eventi, per tutto ciò che si muove e che si può fare in Costiera Amalfitana. Quindi contattando Officine Zefiro vedete avete la possibilità di sfogliare i nostri libri, visionare le nostre mappe, informarvi su tutti quelli che sono gli eventi della Costiera Amalfitana e vedere anche un po' della nostra origine, della nostra storia, anche la grafica, i pacchetti di comunicazione, le promozioni che abbiamo realizzato nel tempo. Grazie mille. Grazie a voi dell'intervista.